Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi ho una novità in serbo per voi, ma scopriamolo insieme dopo la sigla. E la novità di cui vi voglio parlare la state vedendo proprio in questo momento e si chiama Ask the Wine. Che cos'è Ask the Wine? È un vlog nel quale io andrò a rispondere alle domande che voi farete nei commenti sotto i video e sulla pagina Facebook piuttosto che sul canale Instagram, di cui vi lascio i link in descrizione. Ovviamente tutte le vostre domande dovranno essere anticipate dall'hashtag Ask the Wine, in modo che io possa andarli ad intercettare e appunto rispondere in questi vlog. Come puntata zero di questo nuovo format del canale, ho deciso di parlarvi un pochino più di me e dell'idea che sta dietro The Wine Channel. Vi lascio la scheda in alto sulla spiegazione un po' di come funzionano le degustazioni, ma andiamo a vedere un po' più in dettaglio chi sono io, appunto, e perché ho deciso di aprire questo canale. Come prima cosa, sgombriamo subito il campo: io non sono una persona che lavora nel mondo dell'enologia, anzi faccio un lavoro da impiegato, ma quello che mi ha spinto ad appassionare al mondo del vino è sicuramente la mia passione per la cucina. Infatti nel mentre vi farò scorrere qualche piatto preparato da me. E fin da piccolo ho avuto questa passione che poi nel tempo mi ha portato a voler trovare degli abbinamenti, perché appunto il buon bere e il buon cibo vanno a braccetto, e fare appunto bella figura quando organizzavo una cena, un pranzo con parenti, amici o per delle occasioni speciali. Inizialmente ho cominciato da prima a informarmi un po' su internet piuttosto che su libri o frequentando enoteche o andando in supermercati magari forniti. Però ovviamente davanti alla marea di etichette e bottiglie che ci si trova davanti è effettivamente difficile scegliere. Quindi ho deciso di fare un passo in più e ho deciso un bel giorno di iscrivermi, ormai sono passati un paio d'anni, ad un corso ONAV. Ho fatto appunto il corso ONAV. ONAV è l'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino, di cui magari vi parlerò più approfonditamente in un prossimo video. E appunto ho fatto il corso, l'ho superato e sono diventato un assaggiatore di primo livello. Vi dico già che vi lascio sotto in descrizione il link al sito di ONAV, perché sicuramente nella vostra provincia piuttosto che nella vostra città c'è una sezione nella quale appunto andarvi a iscrivere sia per partecipare ai corsi piuttosto che per partecipare alle degustazioni che organizzano, che effettivamente sono ben fatte e molto curate. Vi consiglio caldamente di partecipare. Poi in un prossimo video vi parlerò anche più approfonditamente di ONAV. Ma tornando a me, appunto, passione per la cucina, maggiori conoscenze grazie al corso ONAV, e così ho cominciato ad approfondire sempre di più le mie conoscenze sul vino. Ma a un certo punto mi sono reso conto che mancava qualcosa. Qualche cosa. Era la risposta a una domanda che io mi facevo quando ero davanti alla famosa ricerca delle bottiglie allo scaffale del supermercato. Mi sono sempre chiesto: ma se su internet esistesse un canale dove con dei brevi video io posso trovare una bottiglia interessante piuttosto che capire se quella bottiglia è adatta all'abbinamento piuttosto che all'occasione che voglio appunto sfruttare, non sarebbe fantastico? E infatti qui nasce appunto The Wine Channel. The Wine Channel ha proprio questo obiettivo: aumentare la cultura del vino, quindi diffondere la cultura del vino, ma soprattutto darvi qualche strumento in più per poter fare bella figura con gli amici, con i parenti, piuttosto che appunto, come dicevo prima, per qualche occasione speciale, e farvi anche conoscere prodotti che magari non siete abituati a vedere oppure non avete mai osato provare perché appunto non sapevate se facevano al caso vostro. Ovviamente l'assaggio è il miglior modo per scoprire se un vino piace o no,
però intanto magari avere una prima idea sulla quale puoi basarsi è sicuramente utile per evitare di fare scelte che non incontrano i nostri gusti. Il mondo del vino, vi renderete conto, è veramente molto ampio e soprattutto non si smette mai di imparare, anzi io per primo non sono il massimo esperto sicuramente, imparo insieme a voi e quindi tutti insieme possiamo appunto imparare qualcosa di nuovo, e questo sicuramente è lo spirito del canale. Inoltre, come ho già detto appunto nel video di presentazione delle degustazioni, questo non è un canale per esperti. Cercherò sempre di parlare in maniera semplice, chiara, comprensibile, e se qualche volta mi dovesse scappare un qualche termine che non vi è chiaro, Ask the Wine è proprio qui per questo, cioè per rispondere ai vostri dubbi e alle vostre domande. Quindi mi raccomando, qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, un bel commento qui sotto nel video, sia qui che sotto le degustazioni, pagina Facebook, canale Instagram, e io molto volentieri vi darò una risposta. Anzi, vi dirò di più, se c'è anche qualche altro esperto che vuole intervenire e rispondere, sono molto contento, proprio perché anch'io posso sempre imparare qualcosa di nuovo, e questo credo che sia la cosa più bella che possiamo fare con questo canale. Non è un canale per tutti, cioè quindi la mia idea è che sia un canale per tutti, appunto per creare una community di persone che amano il vino e che vogliono divulgare la sua cultura in Italia, proprio perché secondo me ancora non ce n'è abbastanza e effettivamente il campo è davvero vasto. Quindi se questo video vi è piaciuto, così come se vi sono piaciute le degustazioni, mi raccomando, condividetele con i vostri amici, parenti, colleghi di lavoro, chiunque possa essere interessato al mondo del vino, e commentate, iscrivetevi anche alla pagina Facebook e al canale Instagram del canale, perché lì ogni tanto lancio qualche anticipazione sui vini che poi andrò a presentare e a degustare il giovedì. Invece la domenica sarà appunto il giorno dedicato ad Ask the Wine. Iscrivetevi ovviamente anche al canale di YouTube, perché chiaramente altrimenti se no appunto dopo non riuscite a condividere i video con i vostri amici, ma soprattutto mettete anche un bel click sulla campanella, perché così sarete sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Per il momento vi lascio con le mie solite tre raccomandazioni classiche che lascio alla fine di ogni video delle degustazioni, e cioè che come prima raccomandazione i minori di 18 anni non devono bere, la seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o di fare attività pericolose, mi raccomando, e la terza è che bisogna bere come sempre con moderazione ma di qualità. Ciao, alla prossima con Francesco su Ask the Wine, mi raccomando la domenica, e con The Wine Channel.